Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come ottimizzare la scheda video e video. Ovviamente andremo a fare vari aggiornamenti sulla scheda, cancelleremo vari cache della scheda e soprattutto andremo anche a impostare meglio le impostazioni sulla scheda video attraverso il pannello di controllo di Nvidia e forse anche un overclock. Quindi in questo caso quello che ti consiglio di fare per prima cosa, in descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà sulla pagina per scaricare sempre i driver per la scheda video. Ovviamente il software che noi usiamo per Nvidia GeForce Experience, e da qui in poi possiamo scaricare e installare qualsiasi nostro aggiornamento e fare anche delle modifiche ai nostri giochi. Quindi se io adesso vado su GeForce Experience driver, qui io posso scaricare e installare gli aggiornamenti, data di rilascio il 17 di gennaio, e se vai su Home qui puoi modificare così le impostazioni ai due giochi. Per esempio, prendo un gioco su dettagli, vado su questa chiave inglese e da qui posso ottimizzare così il gioco su prestazioni al posto della qualità. Se invece vuoi aggiornare la scheda video direttamente attraverso gestione dispositivi, scendi fino a trovare schede video, Nvidia GeForce, questa qua è la mia scheda video 1660 Super. Per esempio, aggiorna driver, cerca driver nel mio computer, scegli un elenco di driver disponibili nel computer. Ovviamente questi sono i due certificati che mi hanno rilasciato quando ho installato la prima volta la mia scheda video. Salterà così i driver per la scheda video. Ovviamente, come secondo metodo, quello che ti consiglio di fare è andare un attimo su Esegui, cancellando così varie cache, perché per le cache, ovviamente, ogni volta che avvii un gioco si accumulano queste cache nella cartella di Nvidia ed è possibile rimuoverle di nuovo ogni volta che vai ad aprire il gioco. Però, se tu vai un attimo su per cento, updata per cento, vai su updata, vai su local, scendi fino a giù fino a trovare la cartella di Nvidia, eccola qua, clicchi sopra, ecco Nvidia GeForce Experience. Ovviamente vado a chiudere questo GeForce Experience per prima cosa e cancello le cache qua dentro, eccole qua, e faccio cancella. Vado di nuovo su local, updata, local low, scendo fino a giù fino a trovare la cartella di Nvidia per driver version di Xcache. Eccole qua, e cancelli tutte le cache. I vecchi driver che installi sulla scheda video. Ovviamente tu quando scarichi il nuovo driver c'è ancora il suo vecchio driver in queste cartelle, quindi tu cancelli le cache di Nvidia. Ovviamente ottimizzando anche la scheda attraverso la grafica, impostazione grafica. Qui puoi scegliere direttamente qualsiasi applicazione o gioco che vuoi impostare sulla scheda video. Per esempio, io prendo un gioco come Arma 3, clicco sopra, faccio opzioni, prestazioni elevate, Nvidia GeForce GTX 1660 Super, clicco sopra e faccio salva. Per aggiungere così un'applicazione o un gioco fai su sfoglia questo PC, vai nella cartella, che ne so, dei giochi, ci clicchi, facciamo GTA 5 e faccio aggiungi. E aggiungo così GTA opzioni, prestazioni elevate e faccio salva. E chiudo qua. Ovviamente modificando varie impostazioni anche sul pannello di controllo di Nvidia, se non hai questo pannello di controllo, vai su questa pagina, clicca su questo link e installi così il pannello. Andiamo un attimo sul pannello e ti faccio vedere delle ottime impostazioni che ho settato sul pannello di controllo di Nvidia. Impostazioni globali, impostazioni programma. Desktop, qua devi abilitarlo per vedere varie impostazioni come queste. Gestisci le impostazioni 3D, impostazioni globali. Ridimensionamento immagine, per aumentare così la nitidezza, mettetelo sui 35 e facciamo ok. Scendi fino a giù fino a trovare dimensione cache shader, mettete disabilitato, filtro anisotropico mettete disattivato, filtro struttura qualità
prestazioni elevate, GPU rendering OpenGL metti la tua scheda video, modalità a bassa latenza metti ultra, occlusione ambientale metti disattivato, compatibilità G-Sync, tecnologia monitor, metti compatibilità G-Sync. Ovviamente imposta G-Sync, facciamo sì, applichiamo le impostazioni, imposta un attimo G-Sync, questo qua, abilità G-Sync, compatibilità G-Sync, abilita per la modalità schermo intero, oppure se non ti trovi con la schermo intero, abilita per la modalità finestra e schermo intero, oppure schermo intero senza bordi, e chiudi qua. Ovviamente per il pannello di controllo di Nvidia, se fai suggerisci l'impostazione 3D, tu non solo puoi cambiare le impostazioni globali, ma puoi farlo anche su un programma stesso. Per esempio, se tu fai tutte queste modifiche e entri in un gioco e nel gioco non c'è proprio niente, non è cambiato nulla, vai su impostazioni programma, aggiungi il tuo gioco. Io per esempio gioco spesso, anzi giocavo però GTA 5, e faccio apri, eccolo qua, e metti le stesse impostazioni che ti ho fatto vedere su impostazioni globali, il dimensionamento immagine attivato 33, su questo metto 33-35%. Filtro anisotropico disattivato, filtro struttura, prestazioni elevate, GPU rendering OpenGL, metti la tua scheda video, tecnologia monitor, compatibilità G-Sync, modalità bassa latenza, metti ultra, e hai fatto, e fai applica, e fare così un cambiamento al tuo gioco. Poi, una volta fatto tutto questo, chiudiamo un attimo qua, questa è una parte importante, ovviamente è solo una dimostrazione, quindi sulla mia scheda video, perché in passato avevo visto una guida di questo una guida in inglese di questo utente, cioè di questo creator di YouTube, che veramente ha fatto una bella guida, l'ho seguito e ho fatto anche un buon overclocking sulla MSI Afterburner. Quindi se tu vuoi fare un overclocking sulla tua scheda video e migliorare così le prestazioni, per overclockare la tua scheda video, come ho detto, è solo una dimostrazione, quindi non fare quello che sto per fare pure io, cioè, ovviamente ti faccio solo vedere cosa si fa su Afterburner. Quindi MSI Afterburner, eccola qua. Allora, Curve Editor, così ho seguito la guida e poi mi sono trovato veramente una meraviglia riguardo a questo overclock. Quindi core clock, io scendo fino a meno 202 per la mia 1660 super, vado sulla frequenza del voltaggio 925 a questo punto e lo porto a 1995, questo qua. Poi faccio applico, lo applico, memory clock lo porto a 402, faccio applico ed eccolo qua. Questo è l'overclock sulla mia scheda video. Basta. Quindi era solamente una dimostrazione. Tu ovviamente su YouTube ne troverai veramente a palate di video su overclock della tua scheda video. Hai una 4060 Ti, 4070, 3080, 3070, 1650 Ti, schede video vecchie. Tu metti la tua scheda video e a fianco metti overclocking MSI Afterburner. Se hai la mia stessa scheda video, metti queste impostazioni che ho messo io e fai applica e salvi e chiudi MSI Afterburner. Ovviamente per seguire sempre questi, per applicare bene questi cambiamenti, tieni aperto MSI Afterburner. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come ottimizzare la scheda video sulle impostazioni globali o impostazioni programma sul pannello di controllo di Nvidia, eliminando cache, aggiornando sempre la scheda, mi raccomando, aggiorna sempre la scheda video, non restare mai con i vecchi driver, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.